Ciao! Benvenuti nella magica cornice del salottino. È arrivato il momento di dipingere questa porta. Allora, questa è già stata fatta e anche l'altra che tu non vedi in questo momento. Allora, alcune considerazioni brevissime sulle porte già fatte. La vernice utilizzata non mi è piaciuta moltissimo, è la Luxens, lo dico, è una opinione personale naturalmente, non l'ho amata molto, almeno questa su legno, per legno, mentre non ho avuto problemi per dipingere il calorifero con la stessa Luxens. Ho avuto poi un'idea, mi sono detta in corso d'opera, ma perché non ho pensato prima di utilizzare quest'altra vernice? Guardate che a volte si fanno errori incredibili. Allora, la terza porta la farò con la vernice che ora vedrete, senza preparazione, sì, avete capito bene, senza preparazione, sgrassando molto bene la porta e rimanete sintonizzati, facciamo un lavoro insieme, ok? Si comincia! Thank you.
apposta per lasciare dei segni molto materici, molto in rilievo. Quindi se non riesci a coprire completamente e bene la superficie con un paio di mani, è del tutto normale, perché la finitura è molto rustica, ruvida e anche grumosa. Ti faccio vedere la porta. Allora, come vedi è abbastanza grumosa, si sta asciugando e io la lascerò così. Ed ora non resta che aspettare che si asciughi per dare il protettivo. Siamo al momento della finitura. Per la finitura io utilizzerò ancora questo prodotto di Duplicoro Acqua, che è un prodotto eco-friendly, quindi limitatamente tossico, limitatamente. Si può usare indoor, si può usare anche all'interno. Io lo userò con le finestre e le porte aperte. Mi vedrete con una mascherina normale, perché attualmente ho questo, abbiate pazienza, rimedierò. E qui è molto ben ventilata questa casa, quindi la cosa aiuta un poco. E seguite anche qui le istruzioni, è molto facile da utilizzare, diventa resistente agli agenti esterni dopo 5 giorni, ci vuole un pochettino, però insomma, secondo me va molto bene. Tra l'altro io in questi giorni non posso utilizzare il pennello, non più di tanto, perché ho una leggera infiammazione del nervo ulnare della mano, ho i diti a scatto e quindi devo un po' ridurre anche, diciamo, il lavoro, e quindi mi vedo anche costretta ad usare un aerosol. Naturalmente ci sono vernici di finitura di tutti i tipi, molto resistenti, persino al calpestio. Vi dovete fare consigliare da un colorificio se avete intenzione di acquistare un prodotto del genere. Sappiate che esistono prodotti resistenti di finitura molto forti dedicati proprio alle chalk paint. Quindi ogni casa produttrice, come ad esempio Rust-Oleum o Annie Sloan, per esempio, ha una propria finitura di protezione molto forte per quei lavori appunto che necessitano di tale protezione. Spero che questo lavoro vi sia piaciuto, che vi abbia magari ampliato le idee per fare un vostro lavoro, una vostra attività sulla porta, ma anche su un altro mobile, su un altro oggetto. Vi saluto amici, al prossimo video, ciao!